Ed ecco iniziato il secondo tempo tra la Boys Napoli e la squadra di calcio della Palmese in azione di gioco. La palla in profondità parata dal numero 1 della Palmese, Simonetti. Pallone al numero 3, Prisco. Pallone lanciato fuori. Pallone deviato dal numero 3, Prisco. Azzurri in azione. Il tiro finale in area di rigore, ci prova ancora la squadra azzurra. Della Boys Napoli, spera che termini in out. Boys Napoli in azione. Pallone in area di rigore, Enrico. Di nuovo la Boys Napoli in avanti. Enrico ci prova con grande impegno. Il cross in area di rigore. Pallone ribattuto. Rossoneri che però hanno la meglio in questo caso. Si rilanciano in avanti cercando di ottenere un massimo risultato positivo, giustamente in svantaggio per 2-0. Boys Napoli in azione. Rimessa laterale per la Boys Napoli che avanza. Il lancio in profondità, palla fuori. La triangolazione, pallone per Enrico, fallo, punizione. Punizione rossonera, batte il numero 6, Bifulco, il destro. Azzurri in avanti. Fallo. Il lancio in profondità. Pallone in out. Rossoneri in azione di gioco. Palmese in avanti, sfera che però termina fuori. Fondo area. Il lancio oltre il centrocampo. Azzurri in azione. Fallo, punizione. Spagnoli. E l'arbitro fischia un fallo. Punizione. Adesso la Palmese diventa sempre più incisiva, cerca di lanciarsi in area di rigore per poter accorciare le distanze, ma Annunziata ci prova una fuga. Pallone che viene deviato, rimessa laterale per gli azzurri. Appirto, Enrico, palla in out, di nuovo Enrico in azione di gioco.
Pallone in profondità, ancora Enrico in azione di gioco, il sinistro, pallone ribattuto. Il destro, pallone in area di rigore, colpo di testa, di nuovo Appierto ci prova, Appierto, pallone per Enrico, palla fuori, rimessa laterale per i rossoneri, batte il numero 3 Prisco. Azzurri in avanti, proseguono. Di nuovo in azione di gioco la Palmese. E la palla viene ricondotta dagli azzurri in avanti. Pallone fuori. Rimessa laterale. Rossoneri in azione. Azzurri che avanzano. Pallone in out. Il cross in area di rigore, tiro finale, tiro, pallone ribattuto. E aspettate un attimo, due giocatori a terra. Di nuovo la Boys Napoli in azione, c'è l'avanzata. Pallone che termina in out. Azzurri in azione. Il lancio in profondità, pallone in area di rigore, Enrico, il destro. Pallone che termina fuori, fondo area per i rossoneri. Possibile che era 29. Palmese in azione. Azzurri che avanzano. Tiro di sinistro, pallone bloccato in extremis da Simonetti. Palmese che si rilancia in avanti. Di nuovo gli azzurri che avanzano. Il lancio in profondità per Enrico. Enrico, il tackle, cade a terra Enrico. Da una rimessa laterale per la Palmese, che cerca di rilanciarsi in avanti, anzi è la squadra azzurra che riconsegna la sfera alla Palmese, pallone al numero 1, Simonetti, il lancio oltre il centrocampo. Fallo, punizione, anzi rimessa arbitrale. Il tackle. Fallo, punizione secondo l'arbitro.
Madonna, la sua terra. Ci si lancia in avanti. La Palmese contrasta al centrocampo. Ed ecco che stiamo assistendo in pratica ad un'evoluzione del gioco particolare con Appirto che cerca di poter penetrare in area di rigore. Viene fermato in un secondo momento. Azzurri di nuovo in azione, ripartono sempre all'offensiva cercando di essere incisivi. Deviazione, palla fuori, rimessa laterale. Gli azzurri di nuovo in avanti. Ancora Appirto, il cross del pallone, deviazione. Deviazione, quindi corner. Corner per la squadra della Boys Napoli. Gli azzurri dalla bandierina. Il cross. Ci prova Sorrentino. Deviazione. Rimessa laterale per la Boys Napoli che avanza. Il cross deviato sul laterale destro. Tiro di Ascetto da grande campione. Grande gol. Di classe, un gol davvero da mondiale, eccezionale. Nelle immagini Ascirto, l'uomo che, il giocatore che giovanissimo che ha spiccate doti tecniche elevate, davvero un grande calciatore, un giocatore di classe. Conosce tutte le posizioni strategiche in area di rigore e conosce tutte le modalità di poter piazzare la palla sia in rete che in area di rigore. Ecco nelle immagini il giocatore che davvero promette bene per il futuro. Quindi, e tra l'altro in questo caso favorisce anche la sua squadra, 3-0 il risultato, quindi Boys Napoli 3, Palmese Soccer 0. Una Palmese Soccer che in questo secondo tempo ha cercato di tutto e di più per poter inoltrare la palla in area di rigore, ma la barriera difensiva della Boys Napoli è stata tale da non permettere in pratica la permeabilità del pallone in area di rigore. Intanto infatti si tira da centrocampo per poter trovare uno spiraglio verso la porta della Boys Napoli che vince per 3-0. Secondo il mio punto di vista, con una squadra di questo tipo, come già mi aveva anticipato il presidente Luigi Esposito, non c'è spazio e quindi secondo me il risultato rimarrà invariato o ci sarà qualche piccola modifica. Ma anzi, tra l'altro la squadra Boys Napoli con questo risultato, essendo giustamente con un elevato spirito di emulazione e psicologico più forte, potrebbe addirittura dilagare e ampliare l'aritmetica del risultato. Intanto a fondo area batte il numero 1 Esposito che ha rappresentato davvero la massima garanzia in porta. Il lancio, pallone in profondità, c'è la fuga di Enrico, ancora Enrico, vedete in velocità, grande Enrico, ottiene un corner, c'è una deviazione, Enrico, il cross, combinazione bellissima questa con il numero 7 Appirto, che in realtà ha tirato dall'interno destro e di poco stava traducendo il suo tiro nel 4-0. Davvero una grande squadra, una squadra che continua a ancora gli azzurri in azione, tanto c'è un fallo, punizione per la Palmese. E l'arbitro cerca di stabilire un po' di ordine in campo. Punizione per la squadra rossonera. Ci prova la Palmese a poter accorciare le distanze.
numero 6 Bifurco. Interno destro, pallone che però viene ribattuto. Gli azzurri continuano a macinare il gioco. Si lanciano in avanti, c'è una deviazione, palla fuori. Tiro cross di sinistro, palla che termina fuori. Fondo area. Fallo di mani, punizione. L'apertura sul laterale sinistro e secondo l'arbitro si deve ripetere la punizione. Punizione. Proviamo la sottera al centrocampo. Gli azzurri incrementano il proprio tasso di gioco cercando di lanciarsi di nuovo in avanti in area di rigore. Pallone in out. Fallo, punizione. I rossoneri battono con il numero 6 Bifurco. Il destro. Il lancio, tiro finale, pallone nelle mani del numero 1 Esposito che blocca. Biancazzurri in azione. Ci si lancia in avanti. Fallo. Punizione a favore della Palmese che adesso sta tentando di tutto e di più per poter accorciare le distanze. Rainone sul pallone. Il sinistro di Rainone, tiro finale, e c'è appunto la rete di Rainone, 3-1 il risultato. Si manca ormai poco più di 10 minuti alla fine della partita, risultato fermo sul 3-1. La Boys Napoli comunque deve ripartire per non farsi raggiungere. Come on.
Boys Napoli in azione. Pallone al numero 7. In area di rigore la sfera. Palla bloccata. Il destro. Pallone fuori. Azzurri in avanti. Il cross in area di rigore, pallone che attraversa tutta l'area. Attenzione, adesso la Palmese si sta rendendo pericolosa, sta cercando di addirittura a quanto pare di pareggiare i conti. A Boys Napoli avanza, pallone per Appirto. Enrico si lancia in profondità. Enrico, ancora Enrico, il dribbling, grande Enrico, eccezionale. Poi c'è ancora in gioco il numero 16, Iervolino, vicino al gol dalla bandierina. Enrico, il destro raso terra, Appirto, i rossoneri spazzano via la palla, palla fuori. Il lancio. Tiro che termina fuori. Rimessa laterale per la Palmese. Nunziata. Palla fuori. Ancora Nunziata sul pallone. Gli azzurri in avanti. Pallone in orizzontale. La sfera viene persa. Palla che termina fuori. Controfallo. Ormai siamo al termine della partita. Boys Napoli 3, Palmese 1. Pallone al numero 9. Spavone che lancia in profondità. Iervolino sul pallone. Il lancio per Appirto. Grande giocatore Appirto, anche lui osservato oggi qui allo stadio di Volla dalla società del Cesena. Pallone al numero 9. Tiro di Iervolino, pallone che termina fuori. Fondo area. Rossoneri in azione. Pallone in out.